Buon pomeriggio dallo stadio Meno di Pasquale di Avola, dove tra qualche istante scenderanno in campo per l'ultima giornata del campionato regionale allievi le due formazioni che guidano la classifica del girone siracusano, Atletico Avola e Pantanelli. In questa partita, anche se poi ricordo che ci saranno i playoff, quindi questa sarà una partita. Va bene, partiti proprio in questo momento. Il signor Gullotta dà il fischio d'inizio con la palla che staziona sulla destra con Peppe Raeli, che avanza velocissimo, chiede palla a Corrado Labruna. In questo momento assistiamo al primo corner della partita con Vincenzo Rametta che prova a scodellare una palla a centro, uno strano effetto, la palla forse portata via dal vento va direttamente alta sulla traversa. Di servire in questo momento ancora Marcello Neri, lancia lungo Basile, palla troppo lunga che riesce ad essere intercettata dal numero 1 siracusano Aglianò con Serrantino, ma è l'Atletico Avola con il bomber Labruna che si avvia verso, e in questo momento subisce un fallo da parte del difensore Ziccone non ravvisato dal signor Marco Gullotta. A Raeli, che è l'unico straniero in forza all'Atletico Avola essendo di Canecattini, ma da tantissimi anni oramai fa parte di questa società e quindi un trio d'attacco di tutto rispetto. Siamo giunti all'undicesimo minuto del, e questo momento la Pantanelli su un errore di Parisi si porta in vantaggio grazie a Formica, quindi uno svarione difensivo. Si scontrano a centrocampo due giocatori rosso-blu, ma un lancio pericoloso, azione in verticale della Pantanelli, lancio di Sollano per l'incursione di Piazza. Avolese a terra il difensore, un giocatore della squadra siracusana, si accende una mischia nella zona centrale del campo, vede il posizionarsi dei suoi compagni ed è il signor Gullotta, azione pericolosa, comunque era già ben piazzato Neri dalla tattica difensiva della squadra. Attenzione, in questo momento Raeli tenta Raeli di impattare la sfera, ma ha fatto buona guardia il difensore Rosa. Per protesta il pubblico di Fede Rosso-Blu per il signor Gullotta, palla regolare ed è bravo Inzoli a recuperare il pallone, subisce fallo, stava per involarsi sulla sinistra il centrocampista Tonino Inzolia. Si fa Andrea Manciagli, allarga sulla sinistra per l'inserimento di Basile, tenta una palla a centro ed è Labruna che tenta il tappeto vincente, palla che viene leggermente toccata e va sul fondo ancora Rametta, Labruna tenta un passaggio filtrante per Raeli, ma calcio di punizione per gioco pericoloso. Salvo Caruso per Raeli che libera bravissimo Labruna, sbarca Andrea Mangiagli di prima intenzione, tenta il tiro del pareggio ma fa buona guardia Aglianò. Lo specchio della porta, parte in velocità Basile, velocissimo sulla sinistra, tenta un cross che attraversa tutta l'area di rigore della formazione siracusana, nessuno riesce a impattare la sfera, ancora un'altra azione pericolosa per c'è di bene, quindi le palle da fermo oggi un po' un attimino da rivedere. Il signor Gullotta espelle il mister Battaglia, forse per qualche parola di troppo. Una palla verso l'area della difesa siracusana ed è Raeli che tenta di addomesticare questa palla, non ci riesce e poi tenta un tiro Basile, ma il signor sulla palla è pronto per assistiamo a questo al secondo minuto a questo calcio punizione in due sulla sfera Vincenzo Rametta, un po' più indietro il piccolo bomber Corrado Labruna
con il numero 10 osserva la posizione del portiere, 5 uomini in barriera, addirittura 6 uomini in barriera, fischia l'arbitro, si avvicina un difensore e ancora quindi la Bruna tenta la battuta, palla bassa, ma da parte di Gara sta giocando benissimo. E clamoroso su questa incursione di Vincenzo Rametta dalla sinistra, ha provato il tapin vincente l'ala destra Raeli. Già dei primi minuti, no Luca? Sì, c'è una punizione intanto battuta da Parisi in aria, attenzione. Ha tentato Peppe Raeli un tapin vincente e con Formica tenta di portarsi in avanti, ma è ancora l'Atletico Avola velocissimo con Basile che mette in difficoltà la retroguardia. Sensore esterno Rametta a mettere in fallo laterale, palla che giunge ad Peppe, palla controversa colpita da Peppe Raeli, Barcellonese sulla palla, si libera di un compagno, tira e palla che finisce in calcio d'angolo. Lese di rimanere in testa al girone, si libera con un 1-2 velocissimo tra ancora Atletico Avola. C'è un cambio, l'Atletico Avola sta per operare il primo cambio della partita, esce Tonino Inzoli applaudito dalla tribuna e fa il suo ingresso in campo la mezza punta Marco Leone, un 97 in forza l'Atletico Avola del campo e il signor Gullotta espelle il nuovo entrato della formazione della compagine avolese Leone per un fallo di reazione, numero 15 Antonio Toscano, per cercare di raddrizzare una gara che si è messa male già fin dall'undicesimo minuto del primo tempo. Fabio Parisi sulla sfera, lancia lungo, palla che viene intercettata da Andrea Mangiagli che tende il tiro, rete, grandissimo gol Andrea Mangiagli, 1-1, pareggia il bomber rossoblu ex Palazzolo Andrea Mangiagli, un gol dei suoi al secondo tempo, un gol da Cineteca per il guizzo vincente del piccolo fuoriclasse Andrea Mangiagli. Si infiamma il pubblico di Fede Rossoblu, 1-1 è tutto, si rimette come prima, Atletico Avola ancora in testa al girone, visto la formazione ancora in là, Padelli avanti, tenta il tapin vincente, la formazione della Pantanelli, due uomini a terra tra le file del Atletico Avola, aspetta il fischio del dittore di gara, parte Andrea Mangiagli, lungo tiro che sorvola l'incrocio dei pali, ancora era la Bruna, era è la stato Bruna. Anzi, tantissimo pubblico, difficile vederlo in giro per la Sicilia. Finita. Finisce questo momento, l'Atletico Avola pareggia 1-1 in virtù delle reti dei due bomber Formica e poi il pareggio di Andrea Mangiagli. L'Atletico Avola termina il proprio girone in testa e quindi si appresta nella posizione migliore in griglia playoff, e noi salutiamo e avremo anche i ragazzi rossoblù domani ospiti lunedì a Stadium per omaggiare una squadra che ha dato tantissime soddisfazioni alla città di Avola.